una volta stabilizzata la situazione, che ogni utente ha messo nel launcher gli applicativi che veramente usa tutti i giorni, poi conoscerà anche il numero al quale è assegnato l'applicativo e non ci sarà un problema, non dovrà neanche più guardare il launcher, basta fare super e vediamo un po', per esempio 6 per avviare l'editor di testo. Sa che è al 6, se non tocca più nulla, sarà sempre al 6 ed ecco che non dovrà neanche più guardare il launcher, non usare il mouse e si aprirà direttamente, vedete, l'editor di testo. Molto pratico, almeno la mia impressione è che questo è molto pratico. Quindi 10, abbiamo 10 shortcut automatici, diciamo, 10 icone, 10 shortcut automatici. Molto bene. Combinazione di tasti specifiche per Unity, quindi oltre a quei primi 10 che sono, diciamo, creati dinamicamente per le icone che man mano aggiungiamo, ce ne sono anche di quelli prefissati, diciamo, di sistema, ecco, chiamiamoli così per praticità. Per esempio, Super più S mostra gli spazi di lavoro e quando si è in questa modalità si possono prendere le finestre e spostare da uno spazio all'altro. Ok. Allora, lo switcher, diciamo così, degli spazi di lavoro è questo, lo vedete qui, selettore spazi di lavoro. Io posso fare clic con il mouse qua e mi vengono presentati i 4, per default, per difetto, sono presenti già 4 spazi di lavoro testo virtuali. Poi quello che scrivo è che già come ora con il normale nome, con Compiz attivo, è possibile prendere una finestra e spostarla negli spazi di lavoro dove si vuole, per smistare le finestre. Poi si fa il doppio clic su uno spazio e diventa attivo quello. Ecco, la scorciatoia, senza andare col mouse, quindi si può usare la scorciatoia Super S e si ottiene la stessa cosa, Super S. Dico S perché come si sovrappongono i numeri per queste icone di sistema, presenti preconfezionate, appare l'S come spazio di lavoro, S come spazio di lavoro, quindi viene anche richiamato, c'è lo shortcut che richiama anche la sua funzione in questo caso, quindi non sono numeri ma sono lettere, quindi S spazio di lavoro, ecco qua. Tra l'altro già che parlo di questa prima icona, diciamo in tonalità grigia, che è di sistema, queste sono fisse in questa zona del launcher, cioè io posso aggiungere o togliere icone dei miei applicativi qua sopra, ma si aggiungeranno sempre al di sopra di queste. Queste non si possono spostare, sono lì fisse, programmate per essere sempre in questa zona bassa del launcher. Andiamo avanti. Super più A visualizza il dash per la ricerca delle applicazioni, quindi A applicazioni. Allora, ripetiamo, quindi teniamo giù, teniamo premuto il tasto super e poi la lettera A che vedete qui, quindi applicazioni. Ecco, questo qui è l'iconcina che permette di visualizzare la ricerca delle applicazioni, quindi A applicazioni, super A e scusate, appare il dash specifico per la ricerca delle applicazioni. Questo è un po' più popolato di quelli che abbiamo visto finora, Ne vediamo comunque che la struttura base del dash è quella che ho spiegato, quindi c'è un campo di ricerca, ancora una volta cerco terminale, tanto per, ecco qua. E un elemento nuovo è questo menu a destra, che permette di scremare già delle applicazioni secondo una tipologia, quindi se voglio cercare fra i giochi, seleziono giochi e lui cerca, il dash cerca solo o esclusivamente fra i giochi, fra gli accessori, eccetera, eccetera, eccetera. Tutte le applicazioni impostate per default perché cerca in tutto quanto esiste. Allora, un'altra particolarità di questo dash è che è suddiviso per categorie, vedete, quelle usate più di frequente sono quelle che noi stiamo usando più di frequente, il sistema riconosce, spiegherò ancora più avanti un po' questo concetto. Comunque, se noi usiamo un applicativo una, due, tre volte così, così diventa uno di quelli usati più di frequente, viene presentato qui per primo.
La seconda fascia di applicativi sono quelli che corrispondono alle lettere che stiamo digitando qui in cima e fanno parte di quelle, come c'è scritto qui, installate, cioè sono già installate nel sistema. In più c'è un'ultima categoria che, diciamo così, fra virgolette, fa pubblicità ad applicazioni che potrebbero interessarci, ma non sono ancora installate, quindi sono disponibili, ma non sono presenti. Se clicco su una di queste icone, non parte il programma perché non è ancora installato. Facendo clic su una di queste, parte l'Ubuntu Software Center, in realtà per permetterci di installarla prima di poterlo usare, ecco, giusto per chiudere il cerchio del concetto. Ecco, questo quindi è il dash dell'applicazione. Escape sparisce anche lui. Poi ce n'è ancora uno, vediamo un po'. Ecco, super più F visualizza il dash per la ricerca dei file. Ecco, vediamo con il mouse prima, quindi applicazione abbiamo visto. Ecco, file, quest'altra iconcina grigia, tonalità grigie, file e cartelle con la sua scorciatoia F, quindi che richiama file. Facciamo super e F ed ecco che appare un dash molto simile, tutto simile a quello degli applicativi, ma questo è incentrato sui file presenti sul nostro sistema. Anche qui a destra c'è la possibilità di scremare, pre-scremare la ricerca solo per i file audio, i documenti, eccetera, eccetera, oppure tutti i file. Il principio è identico, si cerca qualcosa, dico voglio quel tal file e si screma man mano che si scrive la ricerca sottostante. E anche qui ci sono delle categorie presentate nel dash, diciamo che documenti recenti sui quali abbiamo lavorato di recente sono la prima fila qui in alto, in mezzo vengono messi degli scaricati, quindi dove abbiamo fatto dei download, e l'ultima in basso, nella categoria fissa, le cartelle preferite. Quindi le classiche che si vedevano anche nell'home classico, i documenti, musiche, immagini, eccetera, eccetera. Ecco, questo è il dash dei file. C'è ancora un'ultima scorciatoia che permette di aprire l'ultima iconcina qui isolata in fondo, che è il cestino. Cestino, come sempre, o si va col mouse e si fa clic, o si fa super T, questa volta non c'è la C per cestino in italiano, ma ovviamente tutte le scorciatoie sono derivano dall'inglese, questa volta è T per trash, e quindi si schiaccia T, vedete che appare la T sul cestino, super e T, e ci si apre il Nautilus col cestino, classico cestino. Voilà, chiudi, quindi piccolino anche questo che l'abbiamo visto. Allora, per passare da uno spazio di lavoro all'altro con la tastiera, usare la combinazione CTRL-ALT frecce, appare uno schemino dei desktop per mostrare dove ci si sta spostando. Ecco, anche qui chi già usa Compiz, niente di nuovo, qui sempre Compiz, quindi tenendo premuto CTRL-ALT e poi con le frecce, ecco che appare questo schemino dove ci si sposta nei vari desktop. Se ce ne sono di più, ovviamente, c'è lo schemino più grande. Eccoci qua. Questo niente di nuovo sotto il sole. Andiamo avanti. I dash presentano sempre il loro contenuto suddiviso in categorie temporali, tipo i più recenti e altri. Questo è quello che vi ho già mostrato, che vi ho già spiegato mentre erano visualizzati i vari dash. Questo è possibile grazie al motore che lavora in background chiamato Zeitgeist, che registra tutte le attività che facciamo al PC, per poi mostrarsi gli oggetti usati in ordine temporale. Ecco, questo è il concetto in più, oltre a quello che vi ho già spiegato. Praticamente, vediamo un po', ecco, facendo riapparire il dash dei file per essere più chiaro, i recenti, come fa il sistema a farmi vedere i recenti, come fa a dire questi sono quelli recenti sui quali ho lavorato di recente? Bene, dietro questo recenti c'è questo programma, diciamo così, che lavora nascosto in background, si chiama Zeitgeist, che appunto, man mano che noi apriamo un file di testo, un filmato, un'immagine, lui registra la tal data, la tal ora, l'utente ha aperto questo file in questa cartella, e quindi man mano lui può mettere fuori sui dash i più recenti. Il concetto è questo.
molto interessante tra l'altro. Ecco, vedi Activity Journal, perché dico così? Perché Activity Journal è un applicativo dedicato a mostrare il contenuto che Zeitgeist accumula nel tempo. Ecco, io l'ho già ovviamente installato, eccolo qui, lo vedete qui sul mio launcher, che è una specie di agenda con come icona, insomma, di diario. Ecco, Activity Journal, facendolo partire, vediamo che appare una bella finestra e subito vediamo qui in basso la linea temporale con un grafico a barre, diciamo qua sopra, dove appaiono dei picchi dove in realtà ci sono dei file che sono stati aperti, usati. Vedete questi picchi? Dove non c'è picco, praticamente c'è nulla. Vedete qui in febbraio non avevo ancora fatto nulla, ma il primo picco qua appare per esempio il 23 marzo con questi tre file che sono stati toccati, aperti, modificati, evening, alla sera, eccetera, eccetera. Quindi l'Activity Journal è un bel applicativo che vi permette di rendervi conto di ciò che fa il motore di Zeitgeist nascosto dietro mentre voi lavorate, che accumula tutte queste informazioni che poi si riflettono qui nei dash che abbiamo visto, che qui un applicativo usato più di frequente è lo stesso concetto. L'Activity Journal ha differenti tipi di visione, di impostazione per vedere i vari oggetti. Vedete per esempio questo che è per miniature, per thumbnails. Ho cliccato qui Thumb View, oppure quella standard che abbiamo appena visto prima, e questa Multiview, che permette di mostrare suddiviso per giorni con la linea del tempo in basso e diciamo il mattino, suddivide un po' la giornata in mattino, sera o pomeriggio, quanto è stato fatto. Vedete. Poi c'è un'ultima vista che è questa Timeline View, che permette proprio per orario, vi ho detto che registra sia la data sia l'ora di quando è stato aperto o usato un certo file. Vedete qui una giornata, per esempio il 29 di marzo, presto prima delle 8 e poi dopo le 8 di sera. Vedete, ecco, insomma, il concetto è quello. Se volete avere un'idea di quanto sta facendo questo motorino che lavora dietro Zeitgeist, potete installarvi Activity Journal, che vi fa vedere in modo dettagliato tutto quanto. Mentre se usate solo i dash, ne avrete una traccia minima, diciamo, con questa prima categoria, usate più di frequente o file aperti di recente, ecco, recenti. Ecco. Inoltre, per quanto riguarda la ricerca degli applicativi, c'è anche una sezione dove ne vengono suggeriti non ancora installati. Ecco, questo è quello che vi ho spiegato già con il dash degli applicativi aperto. Torniamo un attimo, giusto per richiamare. Inoltre, quando riguarda la ricerca degli applicativi, c'è una sezione dove ne vengono suggeriti di non ancora installati. Facendo clic su uno di questi si apre l'Ubuntu Software Center. Questo ve l'ho già detto prima. Applicazioni disponibili vuol dire che non sono presenti sul sistema, ma facendo clic si apre l'Ubuntu Software Center, si installa e poi è disponibile. Ah, quindi questo è solo un richiamo del concetto che avevo già espresso in precedenza. Andiamo avanti. I dash si aprono con una certa grandezza standard, ma possono essere massimizzati con un clic in basso a destra. Anche questo ve l'ho appena mostrato prima. E quindi passiamo oltre, anzi, posso farlo vedere rapidamente. Questo è il simbolo qui che vi ho mostrato prima. Cliccando qui diventa massimizzato, poi con l'escape sparisce. I dash per la ricerca degli applicativi e dei file sono standard di sistema, ok? Ma gli sviluppatori sono già al lavoro per crearne di altri, come ad esempio uno per interagire con il sito Ask Ubuntu, oppure uno per la gestione delle persone con le quali sei in contatto. Altre idee sono in cantiere, eccetera, eccetera, eccetera.
Ecco, questo concetto.